E adesso spunta anche una lettera anonima in cui vengono svelate le malefatte che avverrebbero sotto la piramide. Non c'è davvero pace per il Cocoricò, la discoteca riccionese al centro di una duplice inchiesta della procura di Rimini che sta indagando sulla morte di Lamberto Lucaccioni, il sedicenne di Città di Castello deceduto dopo aver assunto dosi massicce di MDMA, e sul 17enne comasco che ha rischiato di dover subire il trapianto di fegato in seguito all'assunzione dello stesso stupefacente proprio al Cocoricò. Una lettera anonima sulla quale si sta concentrando l'attenzione degli inquirenti e giunte in procura e conterrebbe la minuziosa descrizione di una serata nella discoteca riccionese dove, tra migliaia di persone che supererebbero di gran lunga la capacità ricettiva del locale, la musica continua a suonare dopo gli orari consentiti, gli alcolici verrebbero serviti anche dopo le tre a ragazzini minorenni già ubriachi sotto l'effetto di sostanze stupefacenti acquistate pure all'interno della discoteca. Ma è solo una delle situazioni su cui si sta lavorando in questi giorni. Su ordine del questore di Rimini, Maurizio Improta, il personale della Polizia di Stato ha identificato il 17enne comasco protagonista di una serata da sballo al Cocoricò. Il ragazzino, da quanto emerso, la sera dell'11 luglio era andato in discoteca al Cocoricò di Riccione, dove aveva acquistato 0,30 grammi di MDMA per 20 euro da un pusher napoletano all'interno del locale. Dopo alcuni giorni il minorenne aveva iniziato a sentirsi male ed è stato ricoverato in ospedale a Bergamo per una gravissima intossicazione del fegato che poteva costargli un trapianto. Dopo essere stato identificato, nei prossimi giorni gli inquirenti ascolteranno la sua storia e i suoi genitori che l'hanno divulgata attraverso la fondazione EMA Pesciolino Rosso. Resta poi l'indagine per la morte di Lamberto Lucaccioni. Giovedì gli inquirenti interrogheranno il 19enne di Città di Castello, indagato dalla procura di Rimini per spaccio e morte conseguente ad un altro reato, che ha venduto la dose di MDMA al 16enne. Il ragazzo è considerato dagli investigatori il presunto pusher di Lamberto e al momento è sottoposto all'obbligo di dimora a casa nelle ore serali notturne.